Salve ragazzi, ci eravamo fermati davanti alla stanza 202, al primo piano dell'hotel, e entriamo e vediamo cosa c'è. Beh, praticamente identica a quella precedente. Andiamo. Anche in questa c'è un buco nel suolo, no, nel pavimento. Andiamo. Sembra tutto perfettamente identico. Vediamo. Abbiamo la chiave dell'hotel. Cosa? Si è fatto buio tutto all'improvviso. Che diavolo sta succedendo qui? I think I'll need to shoot. Ok, dovrò sparare. Capito. Zombie? Ci mancava solo questa. Ok. Chiave della backdoor. Va bene. Pensare proprio, non ci pensare proprio. Nella foresta buia con i lupi che ululano, sì, certo. Adoro come questo gioco mi contraddice costantemente. Che bello. Qualunque cosa dirò ovviamente sarà inutile perché dovrò fare quello che mi dice il gioco. Specie di bolle che salgono in aria. Un pollaio, un pozzo e una casa abbandonata. Che bello. Procediamo. Oh mio Dio. Ok, si prepara un jumpscare mostruoso, lo so. Paura. Aiuto. Vogliono uccidermi. Si fa più forte. Io lo so che devo andare a vedere in quella cassa aperta, ma non lo voglio fare. Oh, di qua. Però per favore basta ululare. Uno spaventapasseri inquietante. Ma va. Perché in tutto questo non se l'è ancora fatta addosso? Cioè, tutti abbiamo visto dei film horror. Perché questo non dice... So cosa sta per succedermi. Ho un'ascia. In una pozza di sangue ho trovato.
Adesso è notte. Ecco, ho sparato per sbaglio. Vediamo. Alla chiesa. Oh sì, una chiesa. Proprio il luogo perfetto in cui nascondersi. Certo. Come se i mostri avessero paura di una chiesa. Ok, vicolo cieco. Ancora sangue. Ovunque. Siamo una pista. Ma perché mi seguono quelle pozze di sangue? Daniel Wheeler. Marisa Walker. Eugene Hobbs. Riccardo Bentham. Jim Heiss. Debbie Jolene Crosby. Entriamo nella chiesa. Cosa? Stai indietro! Stai indietro, sparo! The freak was that? Hai trovato la mappa della chiesa, prendila. Ma no, guarda. Dimmi che posso salvare. That which was torn of beasts, I bought not unto tree, unto thee. I bear the loss of it. Of my hand didst to require it. Ah, un passo dalla Genesi. Che sinceramente trovo un po' difficile da leggere. Essendo in inglese. Già il linguaggio biblico è difficile, figuriamoci in inglese. Vorrei trovare un luogo di salvataggio, magari. Ora. Ok, scendiamo. Vediamo. Il fuoco acceso. Attività umane recenti. Bene, ma non lo riesco a leggere, quindi non mi cimenterò in qualcosa che non so fare. Prendiamo dell'acqua. Prendiamo gli antidolorifici. Al padre, la risposta. Ah. La risposta per la porta chiusa è nel libro. Il suggerimento è: l'angelo che redimerà, che mi redimerà da tutti i mali. Bless the lads. Non lo faccio ancora perché non ho idea di quello che devo fare, sinceramente. A quanto pare dovrò mettermi con un po' di impegno a tradurre quei passi della Genesi che ho trovato e cercare di capirci qualcosa. Quindi abbiamo guadagnato una lanterna, il che non è male. Non farà molta luce. E se non altro abbiamo anche un'ascia. Non è andata molto male.
Ecco, e io che pensavo fosse un punto di salvataggio un'altra volta. Continua a fregarmi. Ancora. Come se ci fosse un passaggio da queste parti. Strano. Ed è come se qualcuno si fosse impiccato qui. Fatemi sapere se la serie vi sta piacendo. Scusatemi un po' se ultimamente non sono stato molto presente, però spero riusciate a capirmi che... Beh, per il fatto soprattutto di impegni universitari, eccetera, eccetera. Quindi non voglio stare qui ad annoiarvi con i miei problemi personali, però spero capiate. Bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di questo fantastico indie game. Alla prossima. Ciao a tutti. Possibilmente si spera con la soluzione di questo enigma.